Cari amici di Cane, Gatti e Compagnia, benvenuti ad una nuova puntata. Oggi in studio ho degli amici speciali, una la conoscete già perché è spesso nostra ospite qui a Cane, Gatti e Compagnia, e due li conoscerete oggi. Allora, parto subito da Francesca, che ormai è un'affezionata di Cane, Gatti e Compagnia, Francesca Larghi. Qui in studio ha portato i suoi bellissimi schnauzer nani bianchi del suo allevamento, Francesca's White King. Ciao Franci, ti ringrazio come sempre per essere qui in nostra compagnia. Grazie Natalie, grazie dell'invito. Allora, oggi parleremo di loro, degli schnauzerini, perché hai qui in studio due soggetti adulti e due piccoli che rimarranno con te. Parleremo appunto della tua idea di selezione di allevamento, ma mi racconterai anche di due bellissime esperienze del tuo cammino a Santiago. Quindi avremo anche delle foto, ci racconterai i momenti belli, ma quelle che sono state anche le difficoltà. Perfetto, Natalie. Non siamo sole, come dicevo prima, perché qui in studio Cinzia Bornaghi, vicepresidente del Circolo Ippico Parco dello Stirone. Ciao Cinzia, ti Buongiorno ringrazio. Natalie, grazie Insieme al dell'invito. marito Gianni Romanazzi, che è presidente del Circolo Ippico Parco Stirone, ed entrambi sono delle guide equestri. Oggi proprio ci concentreremo anche sui cavalli. I cavalli sono animali speciali, animali che purtroppo ancora oggi nel nostro paese si possono mangiare, si possono macellare. Animali che, grazie anche a persone come loro, riescono a essere riabilitati, perché animali che vengono da maltrattamenti, da sequestri, dal mondo sportivo, dove il cavallo appunto a volte non viene tutelato in quella che è la sua Certo. naturale indole, grazie a persone come loro che si dedicano a passeggiate, a trekking, ma non solo, perché i cavalli da loro riescono a riappropriarsi della loro natura in questi spazi, in questi paddock enormi, circa 6 ettari, dove loro possono stare al pascolo, pascolo insieme ovviamente al lavoro. Allora. Parto da voi allora, io Sì. voglio capire un attimo di voi, perché io vi conosco, ma voglio farvi conoscere anche ai nostri telespettatori, perché voi avete sicuramente una famiglia, entrambi, che vi ha portato ad amare i cavalli, c'è proprio una generazione, no, che viene da questo mondo, ma voi dopo, come posso dire, tot anni, aver dedicato la vostra vita al lavoro, un altro lavoro che non c'entrava con i cavalli, da quello che so io, avete deciso di mollare tutto e di dedicarvi a loro. Cinzia o Gianni, raccontatemi un po' quella che è stata Sì, la vostra prego. esperienza di vita. Certo, noi arriviamo da Milano e avevamo appunto un'attività delle aziende. Ci siamo sempre dedicati ai cavalli, quindi da generazioni. Arriviamo dalle caserme, io precisamente dalla caserma di Milano, la Santa Barbara, dove avevo mio nonno che sceglieva i cavalli per i carabinieri appunto a cavallo. Dopodiché, questa passione mi è rimasta ovviamente nel tempo, non l'ho mai lasciata, però adesso appunto abbiamo aperto un circolo che si chiama Circolo Ippico Parco dello Stirone e abbiamo circa una ventina di cavalli e ci dedichiamo completamente a questo, avendo appunto lasciato la vita di prima. Ecco, Circo Ippico Parco dello Stirone, che è una, come posso dire, vi trovate alle porte di Salso Maggiore Terme, questa bellissima cittadina che è veramente conosciuta, possiamo dire, in tutto il mondo. Un ambiente meraviglioso, un paesaggio meraviglioso. Grazie a voi siete riusciti anche a far riaprire queste ippovie. Quindi i percorsi a cavallo sono davvero diventati lunghi, lunghi. Sì, solamente intorno a noi abbiamo 120 km di ippovie che abbiamo appunto aiutato ad aprire Come e quindi possiamo ne definirle, siamo Cinzia, queste orgogliosi. ippovie? Praticamente perché sono sparite nel tempo? Beh, è facile dirlo, dobbiamo tenere presente che noi siamo l'esatto metà fra il Mar Ligure e l'Adriatico. I due castelli che abbiamo vicino, uno dei Pallavicino, il castello di Scipione, e il castello di Vigoleno, erano castelli di dogana, che una volta erano le gabelle. Quindi tutti i mercanti che arrivavano sia dall'est, quindi dall'Adriatico, o da ovest, dalla Liguria, portavano le spezie, cambiavano col vino, c'erano degli scambi di commercio e quindi dovevano pagare le gabelle. E questi castelli qui fungevano da banche. Ecco perché non sono né più e né meno che le vie dei viandanti. Difatti, vicino a noi c'è la via del viandante e dei mercanti, soprannominata anche la via dei Briganti. briganti, perché venivano spesso rapinati.
Ecco perché poi venne la necessità di fare un ulteriore castello, che è quello di, come si chiama? L'Oppi? No, il castello nella Val d'Arda, dove hanno girato il film Lady Hawk. Ah, Castello Arquato. Castello Arquato, dove c'erano pronti... Ecco, di cui stiamo vedendo ecco proprio le immagini adesso. Dove le forze, le guardie tenevano testa a questi briganti e quindi dovevano un attimino provvedere alla sicurezza di questi mercanti. Allora, quello che vi caratterizza all'interno del Circolo Ippico Parco Stirone, che appunto è all'interno, no, sì, di questa bellissima riserva che è il Parco dello Stirone, fate quindi, io leggo dal vostro cartellone che è qua in studio con noi, lezioni di monta inglese e monta americana, certo. Trekking da un'ora a più giorni, certo. Addirittura voi come guide sareste abilitati addirittura a un mese, no, sì, di sì, trekking, sì, sì, di uscite, ristorazione, pernottamento, soci, organizzazione eventi, ma quello che io adoro tantissimo sono gli ultimi due aspetti, che è il centro estivo, il campus per bambini, che dopo, certo, mi dovete assolutamente raccontare, e l'equitazione per disabilità. Insomma, vi state occupando veramente di tanti aspetti legati al mondo, certo, dell'equitazione del cavallo. Esatto, avendo appunto a disposizione questi cavalli che noi salviamo da tragica fine, chi me li ha messi a fine carriera, chi purtroppo il cavallo non è più un cavallo che va bene per fare certi tipi di gare, noi li recuperiamo, li riequilibriamo, cerchiamo di fargli ritornare ad essere quelli che sono in natura, i cavalli. Il cavallo ha bisogno dell'uomo e l'uomo ha bisogno del cavallo. Una volta era così e ancora adesso. Cosa notate in questi cavalli? Cosa manca? A questi cavalli sicuramente arrivano da situazioni differenti, quindi, certo, sicuramente ognuno avrà il suo aspetto, il suo carattere, certo, le sue difficoltà. La maggior parte dei casi arrivano con l'occhio spento, proprio rassegnati. Cavalli che non mangiano, che non si nutrono, che non bevono. Innanzitutto il nutrimento. E cavalli che hanno perso la fiducia nell'uomo, quindi o diventano aggressivi o si lasciano così andare che si lasciano anche morire, e quindi noi cerchiamo di mettere un paletto a questo, di accorciare le distanze e cercare di fargli capire che non tutti siamo così, perché nella nostra indole, nel nostro DNA di umano, tutti abbiamo il cavallo. Perché in origine si viaggiava solo con quello, o a piedi o con l'animale. Quindi i nostri antenati comunque sono sempre stati a stretto contatto con questo animale. Certo! Pensa che ancora adesso, a volte, in meridione, nelle vecchie masserie, c'era la casa e una stanza dedicata al mulo, all'asino o al cavallo, perché era così caro, era un compagno di lavoro, un compagno di vita. Io ho visto gente piangere. Beh, l'abbiamo fatto anche noi, perché... Sì, beh, certo, diventano parte della famiglia. Diventano come dei tuoi figli. Cos'è per voi il cavallo? Tutto, è la vita, è la vita. Gli ultimi due, per esempio, che abbiamo salvato, arrivano da un sequestro in Puglia, dove praticamente erano stati caricati tanti cavalli in un camion. Fortunatamente la forestale li ha visti. E sembrava che c'era qualcosa che non andava in questo camion e grazie a Dio sono riusciti a salvarli. Ovviamente erano tutti pieni di pulci, denutriti, maltrattati, perché la maggior parte dei cavalli vengono picchiati anche, soprattutto. E quindi niente, piano piano, adesso ce li abbiamo da 2 anni e sono diventati dei bambolotti. Cioè, noi adesso ci saliamo sopra loro, perché ovviamente mettiamo la sella, sono dei colleghi di lavoro, no? Mi ringraziano ogni secondo che sono lì da noi. Sono diventati veramente affezionati tantissimo. Come avviene quindi questo percorso di riabilitazione? È lunghissimo. Lo dico. Cioè, adesso si interseca in due parole, ma è un percorso molto lungo, perché devono la prima cosa riacquistare la fiducia, che non hanno più assolutamente. Quindi l'avvicinamento non è che metti su la sella subito e li porti fuori. Devi fare un po' come fai con dei cagnolini. Li metti alla lunghina e li porti fuori con te, a fargli camminando passo passo, fianco fianco, insieme a te. Carezze, baci e tutto quello che gli va dietro. Poi piano piano si riesce così a recuperarli. Nei casi più estremi, come abbiamo fatto con Morgana e Bianca, abbiamo dovuto portarli a casa, metterli al pascolo e lasciarle, le abbiamo lasciate quasi un anno.
avvicinandosi tutte le sere, portandogli un pezzo di pane, portandogli un po' di crusca, facendogli capire che, appunto, quello, ripeto quello di prima, che non siamo tutti uguali. Quando il cavallo capisce questo, è lui che ti viene a cercare. Un po' come succede con i ragazzi che abbiamo anche noi disabili. Mai andare a cercarli. Sono loro che devono aprirti la finestra. E lo stesso è per il cavallo maltrattato. È lui che deve decidere il momento. Bisogna forzarlo. Come ha detto Gianni, collaboriamo con delle associazioni per disabili a Salso Maggiore Terme, in particolar modo, ma anche Parma, Tabiano, tutto lì intorno, e abbiamo principalmente autistici e down, dove alcuni, vabbè, sono abbastanza gravi, però lo vedi che ci sono dei risultati ottimi. Alcuni invece in forma più lieve adesso vanno anche al galoppo. Direttamente a cavallo, cioè, come i normodotati. Li porto fuori e vengono con noi a fare, ecco, i trekking. Lei è una, eccola, delle nostre. Eccola. La Paola. Eccola. Pensa lì. Che non riusciva questa ad avvicinarsi ai cavalli. Lei non parlava. È dell'associazione. Adesso bisogna dirgli, facci parlare un po' a noi. Perché sempre lei, come arriva, è dal cavallo, e gli fa le trecce, il contatto. Natalie. Ha trovato sia il cavallo e sia la ragazza, hanno trovato il punto d'incontro. Pensa che questo cavallo qua è bolso, ma loro due, la coppia vincente, cioè quando escono insieme e noi portandolo fuori, come ti dicevo prima, è migliorato tantissimo. Riallacciandomi al fatto del campus estivo, non è solo un posto il nostro dove portare i bambini, i ragazzi, ecco, e lasciarli lì. Raccontatemi bene di questo campus estivo, perché è veramente interessantissimo. Eccole qui. Eccole. Queste sono le ragazze, sono di Cremona. Ragazze di Cremona. È una squadra di ragazze di Cremona fantastiche. Loro vivono il cavallo a 360 gradi, cosa che non possono fare dove vanno da loro, perché arrivano, fanno l'oretta e poi tornano indietro. Venendo da noi, in primis, ordine e disciplina. Gli stivali, non uno in America e l'altro in Canada, ma ogni cosa al suo posto, perché la mattina bisogna fare veloci, perché gli animali hanno bisogno di noi. Quindi, arrivano e la prima cosa che gli insegniamo è il rispetto dell'animale, ma anche degli altri. Il lavoro di squadra. Qua stiamo parlando del campus estivo, campus giusto? Estivo. Quindi il lavoro di squadra è lavoro importantissimo. Di squadra. Ognuno a sé, ma nessuno è indispensabile, però insieme si fa. Quindi non io c'ho lo stivale da 100 euro, tu invece c'hai lo stivale da 20, assolutamente no. Il lavoro di squadra. Tant'è vero che da noi imparano la cultura della cartografia, del sapersi orientare, rispetto dell'animale, come si veste, come si pulisce, come si accudisce e come si alimenta. Ma da che età si può partecipare a questi campus estivi? Noi partiamo da 6 anni. Piccolissimi, su. Quindi. Sì, 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 sì. Al momento è da piccoli che si impara, siamo delle spugne da piccoli. Da grandi già diventa una cosa. Anche se abbiamo avuto richieste di mamme, papà, zii, perché non fate il campus anche per noi grandi? Perché nella nostra realtà vedono proprio il cambiamento dei ragazzi. Noi vediamo tutte le volte che devono andare via, è una tragedia. Ragazzi che si nascondono nel box insieme al cavallo, sì, che piangono, l'intervento dei genitori per prenderli, dai, tanto torniamo allora, domenica prossima. Allora, una cosa basilare, nessun telefono, nessun iPad, non esiste la tecnologia. No, ma non è che glielo tiriamo via di mano, Natalie, assolutamente. Sono loro stessi che dopo il secondo pian piano, anzi le mamme, questo, i genitori chiamano noi, ma sono vive, no? È che guarda, sì, hanno finito di mangiare e sono ritornati in scuderia a vedere se hanno mangiato. Ecco, ma com'è una giornata tipo con questi ragazzi? La giornata tipo funziona così, ci si alza la mattina, diamo una sveglia un po' in ritardo perché giustamente hanno fatto un anno di scuola, carichi di compiti da far paura. Però notiamo che dopo il secondo giorno, alle 5, noi ci alziamo alle 5 tutte le mattine, loro alle 5 sono in piedi. Perché entra un po' nello spirito, noi diciamo lo spirito di caserma, ma nello spirito della compagnia. Usciamo, controlliamo che sia andato tutto bene, che i cavalli hanno passato bene la notte, gli nutriamo quindi fieno, controlliamo se le ciotole dell'acqua e dei beverini sono puliti, se hanno fatto bene i loro bisogni, se non l'hanno fatto c'è un problema. Dopo questo, quindi una mezz'oretta, perché ognuno ha il suo cavallo, si entra, ci si lava le mani e si fa colazione.
Poi si esce, la mattina lezione in maneggio, perché c'è chi più avanti, c'è chi più indietro, quindi come si tengono le mani, in primis come si veste un cavallo. Il cavallo non deve fiaccarsi, il cavallo, insegniamo questo, perché mettiamo che un fiaccarsi, domani... Fiaccarsi, magari spieghiamolo nel termine, non deve piagarsi, no? La pelle, sì, esatto. rovinarsi la pelle. Questo perché? Noi gli facciamo fare un salto nel passato. Un domani ci alziamo, non c'è più benzina, idrocarburi non esistono più, corrente non ce n'è, telefoni tutti spenti, dobbiamo procurarci da vivere, da bere, da mangiare e muoverci. Ritorniamo ai cavalli. Se il cavallo si azzoppa, il cavallo si fiacca o gli si rompe il garrese, cosa succede? Che noi dobbiamo andare a piedi, quindi dobbiamo tenerlo prezioso come una reliquia. Se l'animale sta bene, noi viviamo. Se l'animale sta male, è possibile che noi ci passiamo un guaio. Questo è l'importanza, perché se lo facciamo per una bicicletta, lo facciamo per una macchina, vuoi che non lo facciamo per un cane o per un animale che diventa un compagno importante della nostra vita. Importante. Questo devono capire i ragazzi, che non è una cosa che prendi e metti via a piacimento. Quando si ritorna, si controlla che il cavallo non sia sudato, che non abbia urti, che non abbia ecchimosi, che come si può dire, non abbia il fiato grosso, perché vuol dire che ha faticato, controllare il battito cardiaco, perché il giorno dopo il cavallo deve essere ancora nostro compagno, come noi siamo compagno del cavallo. Quando i ragazzi capiscono questo, noi siamo a metà dell'opera. Perché questo insegnamento se lo portano anche sui banchi di scuola. Noi abbiamo ricevuto telefonate da professori, addirittura anche da presidi, per capire il metodo. Ragazzi che erano irascibili, ragazzi che problemi davano, bullizzavano gli altri. Adesso lavorano in squadra, aiutano gli altri a capire questo. E per noi è il massimo. Che bello. Poi ogni anno, non so, ci inventiamo qualcosa, fra virgolette. Un anno abbiamo fatto il corso di cucina e quest'anno faremo il tiro con l'arco a cavallo, quindi li impegniamo tutto il giorno perché hanno sempre le batterie cariche. Beh, il pomeriggio poi abbiamo la piscina. Dedichiamo anche 2 ore ai compiti perché... quindi è proprio una cosa, sì, d'estate, una cosa seria. Fa molto caldo, quindi non puoi uscire alle 2 del pomeriggio, certo, con il cavallo, quindi tiriamo fino alle 5, alle 6, poi facciamo una passeggiata per i più bravi fuori a cavallo ancora, e poi rientro e si mangia e alle 9 sono cotti. Scuderizzazione, poi alle 9 arrivano perché proprio sono cotti. Imparano cos'è veramente il lavoro. Che cosa rara. Equitazione per disabilità. Mi raccontavate prima che anche questi ragazzi autistici hanno dei grossissimi risultati, sì, nella vita di tutti i giorni e sì, i genitori proprio si rendono conto dei miglioramenti. Noi abbiamo... anche in questo caso, la prima parte la spiego e poi entri tu in merito perché no, lei è addentro. Abbiamo anche qua, in questo caso, dei brevetti presi per... fare diciamo, la disabilità e intervenire nel modo giusto su questi bambini, certo, e ragazzi che hanno certi problemi, perché ovviamente non è che puoi prendere un ragazzo, un bambino e metterlo sul cavallo così. Ci sono appunto delle scuole che noi abbiamo fatto per poter attivarci ad avere dei buoni risultati. E quando sono con gravi disabilità si fa il maternage, quindi si sale a cavallo con loro insieme, e quando invece sono meno gravi li mettiamo sul cavallo da soli, li accompagniamo nel nostro percorso e abbiamo appunto degli ottimi risultati. Voglio raccontare una storia che sembrerà retorica ma è importante. È successo che un ragazzo disabile, sceso dal suo furgone, è rimasto indietro agli altri, mentre gli altri sono entrati nella nostra clubhouse. E avevamo un cavallo che era appena arrivato, molto difficile, molto aggressivo. Ed è riuscito a liberarsi anche il cavallo. Si sono avvicinati. Il cavallo è diventato docile come un agnello. Di colpo. E il bambino che aveva... questa frenesia di urlo
tutto quello che vedeva, si avvicinava un cane, si avvicinava, urlava, era il suo modo di comunicare. Non ha lanciato un verbo, niente, è stato zitto. Abbiamo pensato che era per paura, e invece no, si sono incontrati. Da quel momento hanno cominciato a lavorare insieme, siamo riusciti a portare il cavallo a un ottimo che non speravamo, ma in brevissimo tempo. E portare Mattia, questo splendido ragazzo. Quindi anche lui ha aiutato voi con il cavallo. Si sono aiutati a vicenda. Adesso cavalcano. Guarda, a volte chi non entra in questa cosa, che non è partecipe, che non vede, contasta con mano, non può capire. Certo. Non può capire. Nascono come funghi proprio, dal niente, l'importanza degli animali. Trekking da un'ora a più giorni. Allora, il trekking da un'ora potrebbe essere la passeggiata, no? Quella breve, un'oretta classica. Addirittura a più giorni. Voi organizzate anche proprio, come posso dire, degli incontri, degli eventi. Spostate eventi fisicamente anche con i van, con i trailer in altre zone. Certo. E vi trovate veramente in tantissime persone. Beh, ovvio. A parte che noi siamo stati premiati dall'alto perché viviamo in un posto paradisiaco. Il Parco dello Stirone è studiato in tutto il mondo per i suoi reperti, per le sue conchiglie. Per esempio a Laurano abbiamo la spiaggia di conchiglie, cosa che si vede solo in Sardegna, per dire. Abbiamo dei posti dove la gente viene e rimane senza fiato. A volte si pensa di non essere neanche in Italia, invece ce l'abbiamo a portata di mano. Stiamo vedendo anche le immagini. Qui eravamo invece sul delta del Po. Qui al mare, perché noi tutti gli anni facciamo... Tutti i cavalli grigi, tra l'altro. Questi sono cavalli Camargue, che adesso si chiamano cavalli del delta. Organizziamo tutti gli anni un trekking appunto al mare. E di solito stiamo 2 giorni. A volte facciamo il trasporto con i nostri cavalli, però abbiamo visto che insomma un po' si traumatizzano i cavalli, e allora cosa facciamo? Andiamo in altri maneggi attrezzati, dove appunto anche loro noleggiano dei cavalli, e facciamo il giro di 2 giorni, e anche lì andiamo al mare, in pineta. Questo poi è stato quest'anno un posto bellissimo, non sembra neanche di essere in Italia, sembra di essere in Spagna. Per riallacciare al discorso, organizziamo anche trekking che arrivano anche a 30 giorni, partendo dal nostro centro, andando in Liguria oppure in Adriatico. Sono viaggi che vanno, in Adriatico si arriva in 4-5 giorni, passando tutti i passi, passo di Sant'Antonio, passo della Giassina, Val Borbera e via dicendo. Si fanno passaggi impegnativi, quindi ci vuole gente esperta. Ecco perché prima di fare questo tipo di trekking facciamo la settimana di preparazione, sia a livello fisico, certo, e a livello di pensiero, studiando anche le cartine, perché a volte tu studi una via, un'ipovia sulla cartina, e vuoi per le precipitazioni meteorologiche, vuoi per l'incuria dell'uomo, arriviamo sul punto, come è capitato, a 2700 metri sul Carmo. Caspita. E trovarsi di notte una strada che non c'è più, e ad agosto trovarci, alla fine di agosto trovarci la neve. Abbiamo dovuto dormire sotto la pancia dei cavalli. Esatto. E noi eravamo preparati, che eravamo in piena stagione. Come abbiamo trovato anche gente che voleva rubarci i cavalli, perché noi questi viaggi li facciamo rigorosamente in tenda. Non ci appoggiamo ad agriturismo, no, perché in Alto Appennino ci trova poco, o la buona volontà dei paesani che ci hanno ospitato nei vari giardinetti, o addirittura nel giardino di casa, dandoci cibo, acqua e fieno per i cavalli. Comunque bisogna essere preparati. Sì, perché preparati, una passeggiata di un'ora o due, se non sei tanto... Sì, è capitato anche di partire... Non capace, ma proprio abituato alla passeggiata, insomma inizi a sentire male, potrebbero venirti le vesciche. Esatto. Devi prepararti, perché si pensa che andare a cavallo sia sederti sul cavallo e essere trasportato. Ecco, spieghiamo anche questo. Esatto. Molti pensano, ma tanto fa tutto il cavallo. Non è assolutamente vero. Fare sport a cavallo vuol dire mettere in moto tutti i muscoli, compreso anche il cervello, per chi ce l'ha, perché molti non ce l'hanno. Ci è capitato di gente che espertissima si è presentata, pronti per la partenza, un po' stericolati. Un trekking di 4 giorni, di 3 giorni, la famosa Sei Valli, che faremo anche quest'anno. Già alle 4 del pomeriggio avevano tirato giù tutti i santi dal paradiso, e se lo sapevo non venivo, ma che cavallo. Allora, scusate, se non siete preparati, state a casa a fare l'oretta dentro il vostro maneggio, perché c'è gente che vuole provare, perché
quando si fanno queste esperienze è dura, si torna migliori però. Certo, sicuramente. I ragazzi lo fanno. Bisogna mettersi nell'ottica che non è una passeggiata esatto. così. Anche perché no. poi bisogna collaborare. Se ho bisogno che mi devi tenere il cavallo, mi devi dare devi una mano. Devi essere pronto a perché dare se una vogliamo mano. Arrivare, se vogliamo arrivare, perché noi più di 50 km, massimo 60 al giorno, non ne facciamo. Dipende da quanto ci dobbiamo certo. alzare o meno. Se ci alziamo tanto, arriviamo a farne anche 30 per rispettare il cavallo certo. e noi stessi. Bisogna lavorare insieme. Non la vogliono capire. Molti pensano che il cavallo faccia tutto lui e non scendono mai dal cavallo. Comunque Natali, un'altra parentesi, non è che facciamo solo questi trekking per esperti, certo. anche ecco, quelli è il nostro che fiume. Magari non sono capaci di andare Infatti, a cavallo. Anche per principianti. Sì, certo. anche per principianti, perché anzi... Con passeggiate molto più tranquille, sì. al basso, il nostro in zone piacere, vicino al vostro maneggio ovviamente. Certo. È avvicinare più persone a questo magnifico animale che è il cavallo, quindi li mettiamo in sella un quarto d'ora, 20 minuti in maneggio per insegnare un pochino destra, sinistra, la posizione delle gambe, dei piedi e poi al passo, piano piano usciamo nel nostro parco. I cavalli ovviamente sono molto bravi, ricordiamolo, sì, sono cavalli collaudatissimi e comunque hanno questa visione qua, già 5 minuti fuori dal maneggio siamo direttamente nello stirone nel parco. Come per esempio questa cavalla era intrattabile sia con l'umano e sia con gli altri cavalli, difatti si vedono ancora i segni di guerra sulla coda con un altro cavallo. Adesso lo monta la ragazzina disabile. Comunque il cavallo, anche questo discorso di essere in branco, in gruppo, il cavallo deve vivere in gruppo. Tranquillizza, lo facilita. Sì. Dopo, come voi ben conoscerete i vostri cavalli, sapete quello che ama stare davanti, quello che dietro, ama stare certo. dietro. Poi dopo si distribuiscono un po' da soli la durante la passeggiata. La gerarchia se la gestiscono da soli, certo. Noi ne abbiamo però è una bellissimo che è vederli lavorare seconda. Insieme. Sì, ne abbiamo una che è l'eterna seconda. Perché lei deve stare seconda. Sì, davanti né dietro, lei deve stare in seconda. Mezzo. Ma ed sì. è per quello che il cavallo deve fare il cavallo e non la macchina da gara. Sì. Molti non la capiscono, ma grandi nomi del jumping nel mondo non la capisce. Ogni tanto il cavallo va rimesso in gruppo e lasciato libero. Ritornare a fare il cavallo. Allora ti dico che sto seguendo un ragazzo sui social, non ricordo precisamente il nome, ma un ragazzo veramente bravo che fa dressage a altissimi livelli, credo in Olanda. Lui prepara questi giovani cavalli, 3-4 anni, fa una preparazione in campo, ma gli dedica tantissimo tempo a passeggiate, fuori, a stare certo. in paddock, li lascia proprio ritornare un po' a quelle che sono le origini del cavallo, sì. che quello è il pascolo, fare il è la natura. E stare con Infatti l'uomo. Sono cavalli eccellenti, li vedi anche di testa, tra l'altro che non si spaventano con niente, ma perché la passeggiata infatti ti aiuta anche un po' a desensibilizzare quello che è sì. un po' le paure del cavallo. Certo. Ed è importantissimo, una parte che purtroppo chi fa sport spesso dimentica. La tralascia, primo perché chi monta il cavallo in quel momento non lo prepara, ci sono i preparatori, quindi a volte capita che il cavaliere o l'amazzone vede il cavallo per la prima o la seconda volta, poi la tensione la passa al cavallo, ecco perché l'animale come il cane è importante per la pet therapy, perché il cavallo manda queste, chiamiamole onde, che a noi fanno molto bene, e noi stessi mandiamo a lui, ci compensiamo. Certo. Se tu sei nervoso, il cavallo sarà nervoso. È verissimo. Se sei tranquillo, il cavallo rimarrà tranquillo. Sì. Questo è molto vero. Sì. Vi devo interrompere perché adesso abbiamo la pausa pubblicitaria, però invitiamo ovviamente i nostri telespettatori a rimanere con noi perché andremo avanti a raccontare di questi bellissimi trekking e non solo, perché Francesca Larghi ci racconterà della sua esperienza al Cammino di Santiago. Bentornati qui a Cani, Gatti e Compagnia. Come sapete, nella prima parte ci siamo dedicati ai cavalli. Torneremo ancora sull'argomento insieme a Cinzia Bornaghi e Gianni Romanazzi, che sono presidente e vicepresidente del Circolo Ippico Parco Stirone, questa bellissima realtà che si dedica ai cavalli. Adesso però è il momento di parlare con Francesca Larghi, appunto dell'allevamento di Schnauzer nani bianchi, Francesca's White King. Francia è già stata nostra ospite più volte.
volte, abbiamo parlato anche recentemente insieme all'Edit e Toelettatura dell'importanza appunto di riconoscere questa Federazione Nazionale Toelettatori, e questo è uno dei tuoi grandi impegni che stai portando avanti con Chiara Piccionetti. Oggi però abbiamo in studio proprio loro, gli Schnauzer, e io vorrei che ritornassimo un po' su questa razza, mi raccontassi qualcosa di loro e come mai appunto hai deciso di portare avanti questa selezione. Allora, lo Schnauzer nano si divide in tre colori: il bianco, che è il colore che io amo di più, il nero argento e il pepe sale. Ho deciso di allevare gli Schnauzer nani bianchi un po' per caso, perché in passato mi è capitato di allevare husky quando ero una ragazza, mio padre aveva i bracchi tedeschi. Però poi ho incontrato il mio primo Schnauzer, che era uno Schnauzer gigante, e mi sono proprio innamorata del carattere. Sono creature bellissime, ma tutti i cani sono belli, quindi scegliere per la bellezza penso sia relativo, ma proprio del carattere. Sono rimasta affascinata. Cosa ti ha colpito particolarmente? Sono molto intelligenti, sono molto legati al padrone, nello stesso tempo non possessivi. Tu hai mio cucciolo in braccio, loro sì. Giocano. Prima Darwin andava a tampinare le altre persone qui presenti, perché loro sono comunque molto socievoli. Nello stesso tempo sono dei fedeli cani da guardia, nonostante nella vita quotidiana siano molto socievoli, loro sanno compiere il loro lavoro, perché gli Schnauzer sono comunque dei cani da guardia, nelle tre taglie ovviamente con caratteristiche differenti. E comprato il primo, forse perché esteticamente non era, diciamo, perfetto secondo lo standard, ma è un cane che io amo moltissimo, si chiama Ray. Non si può strippare, non ha il pelo, gli mancano tantissime caratteristiche, insomma, della razza stessa. Che è ancora con te, Ray? Sì. Ray ha compiuto 8 anni lo scorso agosto, è di un'intelligenza pazzesca, è molto però debole fisicamente, ha avuto diversi problemi. Infatti poi dopo parleremo del cammino, non ho portato lui perché non avrebbe retto. Lui è un cane che non può permettersi un'attività fisica di medio-alto livello, ma è di un'intelligenza, lui per la pet therapy o per altre attività è il cane ideale, è un amore, tutti quelli che mi incontrano si innamorano di lui proprio, e lui mi ha fatto innamorare della razza. Non mi importava al momento il punto di vista estetico, mi piaceva proprio questa parte caratteriale di cani molto equilibrati, adatti a stare con gli adulti, adatti a stare con i bambini, non hanno problemi, o pappagalli, non hanno problemi con nessun altro animale della famiglia. E questa cosa... Qui in studio chi c'è con noi? Allora tu hai Santiago, giusto? Sì, tu hai in braccio il piccolo Santiago, che è figlio di Rihanna e di Jagger. In questo momento vuole giocare con te, vuole però giocare, deve essere un cucciolo. Però è la prima volta che lo vedi, vedi sì. Il carattere, loro sono fantastici. Si adattano immediatamente alle nuove situazioni, studiano, è rimasto pochi minuti, tranquillo. E poi dopo si è lasciato andare, chiaro, ha preso confidenza. È un cucciolo e vuole giocare, ovviamente, gli adulti sono più tranquilli, più equilibrati. In braccio a me qua ho Lilibet, che era già venuta forse la prima volta che ci siamo conosciute, ma era più giovane. Qui ho la Monella Rose, ormai soprannominata Pippi Calzelunghe perché forse era il nome più idoneo al suo carattere. E lì che dorme abbiamo il nostro Darwin, che è il cane che ha effettuato 2 volte con me il cammino di Santiago di Compostela. Lui a marzo avrà 6 anni e a me sembra, eccolo, qua lo vediamo, qui eravamo nel cammino tra diciamo Oporto e Santiago, lui era libero. Lui ha conosciuto tutti i pellegrini, c'erano gli americani, gli spagnoli. Qua abbiamo io in braccio Darwin e Anna in braccio Jack. Siamo sempre, questo era l'inizio del secondo cammino. Abbiamo visitato città meravigliose, città ricche di storia, anche perché lì c'era la guerra ancora tra, diciamo, il regno del Portogallo e il regno spagnolo, che è una guerra che è stata infinita. E quindi ci sono tutte queste città fortificate con castelli meravigliose, con questi ponti che oggi uniscono finalmente, non dividono le popolazioni, ed è stato bello. Ecco, quest'anno abbiamo avuto la sfortuna del meteo, nel senso che rispetto al primo cammino abbiamo incontrato tanti giorni di pioggia, e vi assicuro che camminare per noi e per loro sotto la pioggia, col terreno molle, io ho uno zaino di 10 kg sulle spalle perché ovviamente portavo il necessario per me, le sue crocchette, perché lì è difficile reperire le crocchette. Poi comunque, come ben sai, non è che potevo comprare un giorno una cosa o un giorno certo. L'altra, per il loro intestino non è indicato, si sarebbero potuti ammalare. E quindi zaino coperto per non prendere umidità, perché poi i cambi sono pochi, devi portarti, impari a vivere col minimo indispensabile. Non puoi portarti tante cose, perché ogni cosa che porti in più è un peso che ti porti per 30 km.
Qua in un momento di sosta. Al giorno, vabbè, io... 30 km al giorno. Al giorno, certo, 30 km al giorno. Ovviamente per noi che non siamo delle sportive, non abbiamo un fisico allenatissimo, e per loro che sono comunque dei cani di taglia piccola, abbiamo effettuato molte pause. Questa non si legge bene, ma in cammino con te, perché ogni anno il cammino ha un suo perché. Quest'anno abbiamo camminato per un nostro amico malato di SLA, la cui la moglie sta fondando adesso un'associazione per i malati di SLA. E adesso un altro malato di SLA ha appena portato a casa la sua sorellina e il suo fratellino, perché fanno molto bene. Aiutano molto, ne aiutano ad avere il senso del dovere, a cercare di essere attivi, alzarti la mattina, che per noi sembra la cosa più facile del mondo, ma per un malato i muscoli che hanno dormito tutta la notte sono rallentati. E quindi abbiamo fatto tutto il cammino, abbiamo chiesto a tutti i pellegrini di fare la foto con questa maglietta e abbiamo cercato di suscitare un po' l'interesse dell'opinione pubblica. Certo. Su una malattia rara. Franci, quindi tu vai sempre, sei andato in queste due volte in compagnia di questa tua amica Anna, sì. Avete quindi condiviso questo cammino con i due vostri cani. Sì. Come posso dire, affrontare questo cammino che già di per sé è molto difficile con un amico a quattro zampe, in questo caso il vostro cane? Ci sono tante difficoltà. I pellegrini normalmente camminano, questo era un bar, diciamo, vedete, una cassetta della birra al contrario per appoggiare, perché a volte ci sono delle persone che offrono del ristoro. Non in tutti i punti incontriamo dei punti ristoro per pellegrini, però ogni tanto bisogna fare delle pause comunque, seduti sui sassi e bere qualcosa di caldo. E delle serie difficoltà, perché in Spagna la maggior parte delle strutture non accettano i cani. Il cane è ancora visto, il cane sta fuori. Ovviamente, per come ragioniamo noi, dove sta il cane sto io. Certo. Se il cane è fuori, spero sempre di poter trovare una pietra a sedermi e mangio col mio cane. E questa è una foto che amo, perché era un momento dove abbiamo fatto un percorso estremamente difficile per le nostre gambe, per le loro, e siamo arrivati a fare la foto a questo enorme albero dove i pellegrini hanno scritto sopra, anche se io non amo scrivere sulle piante perché sono esseri viventi, però diciamo un punto di ritrovo, ed ero molto felice. Noi abbiamo dovuto, attraverso la nostra organizzazione, prenotare i punti dove dormire, perché in moltissimi paesi non abbiamo trovato nessuna casa privata, pensione o ostello che accettasse i cani. Quindi abbiamo dovuto fare delle tappe obbligatorie, non abbiamo potuto dire quando sono stanco mi fermo. Abbiamo prenotato tutto e ho telefonato in ogni posto per essere sicura, dicendo i cani non devono dormire in un'altra stanza, i cani dormono in camera, quindi certo. Sono cani educatissimi, cani puliti. Io mettevo il keyway, così, a parte che camminare da bagnati per loro è peggio, ma perché arrivavo anche nei punti ristoro, avevo la mia salvietta per loro, pulivo i piedi, pulivo il musino, sempre massima educazione e rispetto per i luoghi comuni. E questo è doveroso per il proprietario. Ti è capitato però di arrivare in una struttura piuttosto stanca dalla giornata, dal cammino, e trovarlo occupato al completo nonostante fosse prenotato? Com'è stato quel momento? Purtroppo ci sono strutture che fanno overbooking e non me l'aspettavo sul cammino di Santiago, me lo aspetto di più in circostanze più frivole, magari di strutture alberghiere differenti. Arrivare con uno zaino, aver preso tantissima pioggia, aver voglia di fare una doccia calda, asciugare i cani, perché prima noi asciughiamo sempre loro, poi facciamo la doccia noi, dare da mangiare a loro, e ti dicono, dopo che hai pagato anche l'hotel in anticipo, nel senso che la carta di credito è stata addebitata, non c'è la stanza. No. Quel giorno lì però questa. Abbiamo perso un po' la pazienza, lo ammetto. Per fortuna una buona padronanza della lingua spagnola e loro l'ha fatta in te. Sì, perché ho detto guardi, a me non, io ho pagato e ho la ricevuta, ho tutto quanto, perché ovviamente parto sempre con tutto stampato. Certo. E alla fine ci hanno riprotette con le loro terminologie in un altro hotel, che però non era di fronte alla cattedrale, che quando arrivi stanco e vuoi visitare il paese, la sera vuoi camminare veramente poco. Le gambe fanno male. E i piedi, togli gli scarponi che ovviamente ti servono per il trekking, e usciamo con l'infradito, no? Devi far respirare i piedi, questo è obbligo per i pellegrini, quindi usciamo e non hai voglia di camminare molto in ciabatte, quindi vai comunque a visitare le cattedrali, vai a visitare, e invece ci hanno spostato a 3 km dal centro. Per me 3 km tutti i giorni non sono nulla, ma quando ne hai già fatti 30 durante la giornata, certo. Farne 3 andare, 3 a tornare, sono altri 6, sono impegnativi, ma anche per loro. Com'è l'umore in questo, cosa è durato, circa una decina di giorni entrambi? Il primo sì una decina, il secondo 8, queste sono le foto, queste sono le soste, che vuol dire mangi un frutto nei punti ristoro, dai un'offerta e puoi avere delle mele, delle banane, dell'acqua,
In alcuni punti del cammino ci sono diversi punti anche degli sorgivi o di fontane per prendere l'acqua per loro. Va sempre considerato nel peso dello zaino delle bottigliette d'acqua per loro. Loro non possono restare senza bere. È Rose Monella. E sì, è stato bello. Qua, ad esempio qua è una foto che è stata pubblicata su diverse riviste. Siamo andati sulla rivista anche Quattro Zampe, perché da 2 anni hanno studiato la compostela per i cani, non solo per i pellegrini, e attraverso un'associazione spagnola che cerca di sensibilizzare proprio lo Stato spagnolo per la salvaguardia di animali che vengono utilizzati e poi gettati, come capita ai galgo, e tantissimi altri cani. Quindi, comprando la credenziale canina, si fa un'offerta volontaria e si va a finanziare questa società che fa fare adozioni ai cani. Quindi chiunque arriva può fare la foto, noi poi abbiamo comprato diversi gadget sempre per fare la donazione, e danno proprio questa credenziale che prima solamente la chiesa dava al pellegrino, certificando i chilometri percorsi. Loro hanno scoperto che noi eravamo in cammino, ci hanno seguite dal primo giorno, abbiamo scoperto quando siamo arrivate, e sono arrivati altri pellegrini prima di noi e dicevano: guardate, stanno arrivando due ragazze con 2 schnauzer nani bianchi. Quindi quando siamo arrivate, grande festa. Ma davvero, che bello. Sì, sì, è stato bellissimo, questa è una novità. Quando abbiamo fatto il primo cammino la credenziale canina non esisteva, ma questo è stato fatto proprio perché anche le strutture turistiche di accoglienza accettino i cani. Qua questa foto è impegnativa perché abbiamo fatto una salita, cioè abbiamo impiegato 4 ore arrivare a questo punto. E eravamo veramente stanchissimi, abbiamo scoperto che avevamo altre 2 ore di salita molto ripida. Lì ho liberato il cane perché il cane andava su, lui 4 zampe, 4 ruote motrici possiamo dire, andava. Io con lo zaino da 10 kg ho penato, però sono soddisfazioni. Arrivi, vedi dei paesaggi meravigliosi, ti si apre l'anima. Non bisogna credere per fare il cammino, ognuno ha la sua motivazione, ognuno il suo perché. Può essere sportivo, può essere religioso, può essere una prova per se stessi. Io ho incontrato una signora di Dallas, simpaticissima, che ha cantato tutto il viaggio. Ogni tappa che la incontravo la sentivo a distanza perché lei cantava. Abbiamo incontrato Aldo, un signore siciliano di 75 anni che poi ha fatto diverse tappe con noi. E nel nulla, nella nebbia di una mattina, nel nulla, non vedevo altri pellegrini, sembrava di essere sole, e sentiamo della musica classica. E dico: ma cosa sta succedendo? Non capivo, non vedevo niente, c'era questa rugiada della mattina, che era una nebbia che nel milanese ce la sogniamo oggi, una nebbia così, era fitta, fitta, fitta. E poi vedo apparire questo signore che si era portato questa piccola cassa portatile, maestro di musica, e abbiamo fatto amicizia, ha fatto 5-6 giorni a viaggiare con noi, si è unito al nostro duetto e ha viaggiato con noi, siamo ancora in contatto dopo 3 anni dal primo cammino. Insomma, in queste difficoltà si creano, sì, anche dei legami piuttosto forti nel giro di poco tempo. Sì, perché ad esempio lui aveva avuto dei problemi ai piedi, io mi ero portata delle medicine per lui, è capitato che stessi male io un giorno, mi è salita la febbre dalla stanchezza, si è fermata una signora olandese, ci conoscevamo tutti perché chi superava uno, chi superava l'altro, chi si fermava prima, e impari la condivisione di tutto. Io non ho mai pensato, ho visto anche gli altri, nessuno ha mai detto questo è mio, ne ho solo due. C'è la condivisione, l'aiuto reciproco, il cammino ti insegna che basta poco per vivere, quello che hai lo condividi. E ho visto che comunque arrivare in posti dove c'era scritto tu qui non puoi entrare con il musetto del cane, poi siamo arrivati noi, abbiamo visto che i cani erano educati in certi posti e hanno detto: no, vabbè, se sono bravi entrate. Stiamo cercando sia a livello umano che a livello degli animali di aprire le porte. Cioè, queste cose vanno fatte per aprire le porte, aprire i portoni magari, no? Ma più che le porte. Va fatto. Chiedevo appunto se ci sono stati dei momenti di difficoltà che penso siano anche leciti, no? In questo percorso così estenuante. In quei momenti lì cosa pensi? Chi è che ti ha dato la forza di continuare? Durante il primo cammino c'è stato un giorno che mi sono seduta per terra e non volevo più andare avanti. Avevo dolori, avevo la febbre a 40, ma febbre non da influenza, probabilmente da sforzo. Appunto questa signora olandese, che ringrazio in rotolita, mi ha dato un medicinale, mi ha detto: vai a dormire, fermati adesso da qualche parte e riprendi domani. E quel giorno lì mi sono fermata, l'indomani mi sono alzata solo per cenare. L'ostello è arrivato, dovevo prendere delle medicine, ma in quel momento non avevo cibo con me e non c'era un bar, non avevo nulla. Lui è stato carino perché non offriva il servizio di cena e tutto, e mio nonno mi ha detto: guarda, ho delle fette biscottate, ti porto su un po' di marmellata. È arrivato lì con un piattino per farmi prendere le medicine
E poi mi sono detto, Franci, riposati, perché io il primo cammino l'ho fatto per un componente della mia famiglia che in quel momento non sapevo se sarebbe sopravvissuto. E dopo le prime due risonanze magnetiche, diciamo, buone, io ho detto, se la seconda è buona, io parto. La mattina mi sono alzata con tutto il mio acido lattico, i polpacci che mi sembravano duri come la pietra, ho detto, io vado per te. E io sono andata, sono arrivata alla fine con dei dolori, la mia amica addirittura aveva una gamba fasciata, ci siamo dovute fermare da un fisioterapista, le difficoltà ci sono state, e non eravamo preparate, il secondo cammino mi sono preparata un po' di più, però io lo dovevo fare, io dovevo arrivare in fondo e la vita mi ha dato ragione, perché sono 3 anni, ne abbiamo ancora 7 da passare, in cui la risonanza magnetica è sempre a posto. E il tuo Darwin come ti ha aiutato, sostenuta in questo... Lui è un cane magnifico. Questo viaggio. Quando vedeva che io rallentavo il passo perché avevo dei dolori, lui rallentava. Io non dovevo, io no, lui non devo dire niente, lui è un gran cane, lui è bello, lui è buono, lui è gentile, mi ha preso coccole e biscotti da vari pellegrini. Lui mi capisce. Non ho bisogno, se mi vede stanca, ci sono delle foto, lui è in braccio a me, quando è stanco lui io mi fermo, quando sono stanca io lui si ferma, lui rallenta. Se no lui corre, loro, se io ho fatto 200 km lui ne avrà fatti 300, perché quando sono liberi i cani camminano avanti e indietro, no? Ma lui, ecco, adesso sa che sto parlando di lui, prima non veniva da me, abbiamo questa intesa pazzesca. Lui è un cane che ho comprato da un'allevatrice polacca, che oggi è mia amica, e se lei lo sa benissimo, io la ringrazio ogni giorno per avermi dato questo cane che amo la follia. E festeggio sempre il suo compleanno, noi facciamo la torta, lui è il mio bambino, vero Tato? Ecco, Franci, cani sì. Che potrebbero sembrare, passami il termine, quasi dei soprammobili, così bianchi, così candidi, così belli, in realtà sono dei cani piuttosto rustici e lo possiamo vedere con questo cammino, insomma è una prova difficile per noi umani, ma anche per loro deve essere stata una prova abbastanza impegnativa. È una prova impegnativa, ma dobbiamo sapere che lo Schnauzer nel secolo scorso, 2 secoli fa, è stato creato per stare davanti alle carrozze dei cavalli dei nobili tedeschi. Quindi loro hanno un bellissimo approccio con i cavalli, amano i cavalli, noi quando li incontriamo possono abbaiare ad altri animali, non abbaiano i cavalli, è una cosa che hanno innata. E sono degli abili camminatori. Sono piccoli di statura, ma non sono esili, hanno un'ossatura molto forte, sono cani rustici e massicci, non ha avuto nessun problema. L'unica precauzione che posso dirti che ho preso è mettere una pomata sui polpastrelli la mattina, che creava come una patina di protezione, soprattutto perché c'erano un percorso era quasi tutto in erba, ma dei punti sull'asfalto, e l'asfalto è molto pericoloso. La sera invece avevo portato un'altra crema idratante, io mettevo lì dopo che si erano un po' riposati, facevo questo massaggino, li tenevo grattini a pancia in su per far asciugare le zampette, ci dormivano tutta la notte idratando bene i polpastrelli, ma non hanno avuto problemi. Tutti ci fermavano, le zampe dei cani, perfette, il loro bel polpastrello nero, niente ustioni, perché un cammino l'abbiamo fatto a maggio e una fine settembre. Quindi comunque è importante scegliere anche sì. Il periodo. La Galizia, per quanto sia al nord della Spagna, se uno guarda la cartina dell'Europa, scende, in realtà siamo all'altezza della Sicilia, quindi nel periodo estivo fa molto caldo e quindi è sconsigliabile anche il percorso misto, perché l'asfalto diventa rovente, quindi, e poi comunque il sole che picchia sulla testa può creare delle insolazioni. Chi vuole viaggiare con i cani lo può fare nel periodo invernale, il cane sopporta benissimo il freddo, e nel periodo, diciamo, primavera-autunno. Tutelarsi dalla pioggia, questo sì, loro sono anche cani da esposizione, oltre che cani di tutti i giorni, cani da vita quotidiana, quindi sono abituati a indossare il kiwi con le zampe per non sporcarsi, e altre difficoltà nessuna, è il cibo. Ecco, diamo qualche consiglio, tra cui appunto il cibo, a chi vuole intraprendere un viaggio di questo tipo, che non è solo un viaggio ma veramente è un'esperienza a 360 gradi, sia alla persona che lo vuol fare camminando in questo sì. Caso perché la tua esperienza è stata camminando, ma una persona anche che si vuol portare dietro un cane, il suo cane. Allora, quali sono, non so, le indicazioni principali che ti senti di dare dopo due cammini? Allora, sicuramente delle scarpe comode non nuove. Le scarpe sono fondamentali, perché ho visto tantissime persone che piangevano per le fiacche. Io in 2 cammini non ho avuto una fiacca. Mi hanno consigliato di mettere le calze antivescica e tutte le mattine, prima di mettere le calze antivescica, della vasellina.
fa scivolare, non si ferma, non si forma nessun rossore, niente sul piede, i piedi rimangono perfetti. Questo è importantissimo. È importantissimo, senza i piedi non si va da nessuna parte, si piange. Disascoltarsi. C'erano delle volte che camminavo 15 km, poi ci fermavamo a bere una spremuta, un punto ristoro con gli altri, anche a chiacchierare con gli altri pellegrini, no? A volte il ristoro e anche socializzare. Per ascoltarsi, se quel giorno sei più stanco, fermati dopo 5. Ascoltare il proprio corpo, portare il minimo indispensabile, lavarsi la roba la sera, mezza saponetta, ci si lava e ci si asciuga, portare un piccolo phon, quelli da viaggio, i famosi chiamati pollicino, per asciugare la biancheria, asciugarsi i capelli, perché non si trova nulla. Cioè, non sono degli hotel, sono ostelli. Ostelli, con i cani andavamo in case private. Allora, se si viaggia da soli si può non prenotare, escluso il periodo estivo dove è tutto pieno, quindi è meglio prenotare dove dormire. Ma queste case private come hai fatto a individuarle? Attraverso dei siti spagnoli legati al cammino si trova il numero di telefono, la mail, si chiama e io ho prenotato, mi hanno dormito a casa di signore gentilissime che la mattina ci hanno fatto il caffè, ci hanno preparato una tortilla de patatas come colazione, persone fantastiche, magari di una certa età e le pensioni in Spagna sono molto basse e quindi arrotondano affittando le due o tre stanze della loro casa ai pellegrini, ma sono anche di una gentilezza, sono persone squisite, io ho incontrato persone meravigliose, anzi alcuni, poi ho mandato delle email dall'Italia, delle foto che avevo fatto a casa loro, delle foto. Questa, la foto di prima, è una foto meravigliosa, è stato il primo arrivo a Santiago di Compostela. Siamo arrivate, questa è proprio di fronte alla cattedrale e prima di fare le foto a noi loro, cioè 200 chilometri, arrivare così belli, solari. Non sembrano neanche quelli del fatto. No, eppure sono loro, cani, dopo il cammino di Santiago loro a giugno erano già in gara di bellezza, quindi sono cani che hanno una vita mista, fanno tutto quello che un allevatore deve fare, quindi anche tutta la selezione, ma nello stesso tempo fanno una vita normale. Un'altra cosa che consiglio è portarsi comunque dei medicinali, sempre un minimo di farmacia è necessaria, arnica. Una pastiglia di arnica tutte le sere evita l'acido lattico, non fa male, evitiamo magari i medicinali, che quelli vanno presi proprio se necessario. Certo. Però l'arnica aiuta tantissimo, io questa volta non ho avuto neanche mai l'acido lattico la mattina, mi ero preparata con Pilates tutte le settimane, due volte alla settimana a casa, tantissimi esercizi. Fare stretching quando si arriva, stanchi, morti, ma fare stretching aiuta a non avere dolori, portarsi delle barrette energetiche. Quello può aiutare nei cali di zuccheri in alcuni momenti e per il cane portare tutto. Difficilmente si trovano cose per loro, quindi la bottiglietta d'acqua una dedicata sempre a loro, quindi considerare un chilo di peso in più, mezzo litro per noi, mezzo litro per loro. Considerare le crocchette. Io ho 10 giorni e devo portarmi almeno 1,5 chili di crocchette, peso. E spazio che tolgo allo zaino per me. E poi durante il cammino, quando andavo a comprare cibo per me, compravo anche della carne fresca per dare più energia anche certo. Per loro, perché era uno sforzo superiore allo sforzo al quale loro erano abituati nella vita quotidiana. Questo sicuramente. Il keyway è un keyway per lo zaino, perché tutelarsi dalla pioggia e poi avere tutti i vestiti di ricambio bagnati, quindi a volte vendono già in negozi di articoli sportivi o di trekking, dei copri zaino, e quello è fondamentale, perché quando arrivi in un posto bagnata, perché qui dopo un po' non ti copre più, potersi mettere qualcosa di caldo e asciutto salva da febbre, raffreddore o... La parte lenzuola, salviette così, riesci a trovarle in questi ostelli, in queste case, oppure devi prevedere di portartela dietro? Negli ostelli è meglio avere il necessario. Noi ci siamo portati l'asciugamano per i cani, un asciugamano comunque per noi, ma alloggiando in case private avevamo questi servizi. Avevamo lenzuola, avevamo tutto, però gli ostelli non accettano i cani e non abbiamo avuto alternativa. Abbiamo trovato solo un ostello molto molto carino, che era anche una delle sedi dell'associazione. Qua era un momento di pausa, come vedete, io ho la faccia distrutta, lui in braccio che si lascia andare, una bella tazza di caffè caldo e 20 minuti, perché i cani hanno bisogno di... Tra un tot di chilometri, lui meno male 10 chilometri li fa senza sosta, però poi bisogna fare una sosta di almeno 20 minuti. Devono proprio rilassare la muscolatura, loro dormono e... Ogni foto c'è, te la ricordi molto bene, sì, quei momenti, li hai proprio vissuti, proprio vissuti a pieno. Sì, qua la mattina presto c'ero a meditare, vabbè, loro hanno i loro
cappottini e sono diventati amici, si sono conosciuti durante il primo cammino, non si conoscevano, eppure sono due maschi, sfatiamo che dei maschi non possono vivere e convivere insieme. Certo. E anche maschi di case diverse, perché uno può dire, vabbè, i miei maschi vivono liberi in casa insieme anche con le femmine, non litigano, ma è proprio la razza che è così. Loro sono una razza che non hanno problemi con i loro simili, non hanno problemi con gli altri cani. Abbiamo incontrato tantini mastini dei Pirenei a guardia dei greggi. Abbiamo avuto anche paura, perché loro facevano il loro lavoro, erano lì che ci ringhiavano. Sono stati bravi, gli ho detto non abbaiare. E lui è andato piano piano senza rispondere all'abbaio, l'altro cane non l'ha visto come un pericolo e siamo andati avanti. Anche qui, quando scelgo il cane da portare, ho dei cani rose, non lo so se riuscirò a portarlo, ci sono anche tra di loro ci sono cani con caratteri differenti nella stessa razza. Quindi quando si sceglie di partire, se uno ha un cane che non va d'accordo con gli altri cani, devono sapere che ci sono tantissimi cani liberi, tantissimi contadini, tantissimi allevatori. Cani liberi anche di grosse dimensioni, mi è capitato una volta di, non so se erano randagi piuttosto che di qualche cascina liberi, noi eravamo con i nostri cani, sono arrivati 7-8 cani molto grandi. Caspita. Tra meticci e mastini, confesso di aver avuto timore, però alla fine erano buoni, erano curiosi, si sono avvicinati, li hanno annusati, loro non hanno reagito, sapevano di non essere nel loro territorio. È andato tutto bene. Bisogna comunque essere preparati anche come proprietari a non farsi prendere dal panico, magari non fare delle mosse che possono risultare anche pericolose o azzardate. Bisogna essere, gli animali hanno una loro logica, quindi se io mi pongo in modo aggressivo il cane va sulla difesa. Certo. Sono a casa sua, nel suo territorio e mi pongo in modo aggressivo, non va bene. Siamo rimaste tranquille, ma ho avuto qualche secondo dove spero di non aver trasmesso la mia ansia, ho avuto qualche secondo di adesso. Però è andata bene, però lui è un maschio molto buono, lui è buonissimo e anche Jack è un cane meraviglioso, non abbiamo avuto problemi, timore sì, qualche volta. Mi è capitato di trovare in punti gatte con tutti i gattini meravigliosi e loro sono andate a annusare, pure la mamma si è drizzata un po' il pelo, ma loro poi si sono allontanati e hanno capito che la mamma era in disagio. È bello, abbiamo visto asini, cavalli, abbiamo fatto anche chilometri. Vivi la natura, chilometri. Insomma. Sì. Sì, e ti si apre lo spirito, la mattina vedi delle luci, interpreti le cose in modo particolare, diverso. Benissimo, altra pausa pubblicitaria, rimanete con noi per la terza parte di Cani e Gatti e Compagnia, che andremo avanti appunto a parlare con i nostri ospiti. Bentornati qui a Cani, Gatti e Compagnia, ultima parte. Ricordo qui in studio con me i miei ospiti, Francesca Larghi dall'allevamento Francesca's White King, che è venuta a parlarci appunto degli Schnauzer Nanni Bianchi e della sua bellissima esperienza in questi due cammini di Santiago di Compostela. Insieme a noi anche Cinzia Bornaghi, vicepresidente del Circolo Ippico Parco dello Stirone, e Gianni Romanazzi, suo marito, presidente del Circolo Ippico Parco dello Stirone. Tra l'altro mi raccontavate che anche voi avete una mezza idea di partire, di fare il cammino a cavallo. Lo stiamo preparando per l'anno prossimo, perché l'avevamo già tentata 25 anni fa, ma siamo dovuti purtroppo tornare indietro perché mancava l'acqua, non si poteva reperire cibo, non tanto per noi quanto per gli animali, perché ci siamo trovati imbattuti in un deserto tra virgolette di girasoli e non c'era acqua, non c'era nulla, abbiamo dovuto desistere. Adesso insieme al buon Arturo Cantoni, che è un cartografo di fama, stiamo preparando il tragitto con le varie fermate e stiamo studiando un carretto che verrà trainato da uno dei nostri cavalli, dove approvvigioneremo tutto quello che ci servirà per tutto il viaggio. Appunto, perché se arriviamo in posti dove ci dobbiamo spostare dal nostro tragitto di 6-7 km, non sarebbe più fattibile e quindi dobbiamo approvvigionarci, partire noi con tutte le provviste, tutto quello che serve, cosa che già facciamo quando facciamo trekking lunghi con cui dormiamo in tenda. E per quanto riguarda questo qui, vediamo lo sviluppo, ma penso che ormai siamo già al 70%. Quasi pronti. Andremo via non in tanti, massimo 8 persone, perché quando si fanno i trekking lunghi non si può andare via più di tanto, perché diventa difficile approvvigionare il vettovagliamento, il mangiare, il bere, perché i cavalli insomma mangiano,
porzioni importanti, sì. Invece andando via in pochi si riesce a gestire meglio questa cosa qui. E poi volevo dire anche un'altra cosa, approfittando che Parma è la capitale della cultura 2020, quindi Parma 2020, noi ci siamo proposti, e con grande successo, a presentare il turismo lento, quindi non più facendo turismo usando moto, macchine, motori, tutto quello che va a idrocarburi, ma muovendosi a cavallo, in bicicletta e a piedi. Franci, se vuoi alzarti e andare a recuperarla, tranquilla, muoviti pure, intanto che noi proseguiamo. L'importanza quindi, Gianni, anche di riscoprire i territori vicino a casa, certo, nostra, perché... la natura vicino a casa nostra, perché noi pensiamo sempre che per vedere posti meravigliosi dobbiamo chissà dall'altra andare in quale parte del mondo. Quando vicino a casa abbiamo le meraviglie, le meraviglie delle meraviglie, non dimentichiamoci che l'Italia è piena di meraviglie, non abbiamo soltanto il Duomo di Milano o la Cattedrale in Sicilia o il Colosseo a Roma. L'Italia, ogni paese, ogni frazione ha la sua particolarità, primo di arte culinaria, ogni paese ha due o tre tipi di piatti, secondo le bellezze naturali e le bellezze che ha creato l'uomo nei secoli. Quindi, essendo noi un popolo di navigatori e di ricercatori, dobbiamo insegnare di nuovo alle nuove generazioni cosa vuol dire muoversi a piedi, muoversi come si faceva nell'antichità con c'è il cavallo. C'è però questa voglia di riscoprire. Certo, perché tu a piedi, sì, a cavallo, riesci a la vedere, semplicità, a fermarti, a godere di questo, a nutrirti. Invece in macchina o in moto sei costretta a correre, non hai il tempo di guardarti. Io credo giro. Che anche la stessa fatica, come dicevamo prima, certo, per Francesca, che voi avrete provato, ti faccia apprezzare ancora di più quello che stai facendo, anche se in questi momenti di sconforto. Però quando arrivi, quando riesci a concludere la tua opera, sei veramente molto appagato, molto felice. Torni migliore, riesci a trasmettere anche agli altri quello che hai imparato, hai goduto. E non sono cose campate in aria o cose che hai letto sui libri, le hai provate sulla tua pelle. E quindi trasmettendo agli altri cos'è questa meraviglia della natura. Perché tu, quando decidi di andare da un posto all'altro e usi un mezzo di locomozione, tu sai dove sei partito e sai quando arrivi. In mezzo c'è le meraviglie delle meraviglie. Noi ogni viaggio che facciamo scopriamo cose nuove sempre. Vedi gli animali selvatici allo stato libero, vedi un ruscello che magari con le piene dell'inverno non c'era l'anno prima. Il fiume che è in continuo cambiamento, una curva che non c'era, un avvallamento che non c'era, il fiume ha scavato, ha riportato alla luce, per esempio come è successo nel nostro caso, i due scheletri di balena, che adesso sono al Museo dei Mille Pioppi, e sono cose bellissime, gli scoiattoli, il grucione è un uccello migratorio, che sverna in Africa e ritorna nel nostro parco a nidificare. E sono cose che tu puoi vedere solo così, e non muovendoti velocemente. Quindi ecco perché il turismo lento, per apprezzare quello che fai, guarda, godere di questo, ecco. Io praticamente esco quasi tutti i giorni a cavallo, perché bene o male, grazie a Dio, c'è tanta gente che si avvicina all'equiturismo, eppure garantito che io ogni volta vedo sempre qualcosa che non ho visto il giorno precedente. È come un bellissimo quadro, no? Che non hai mai finito di apprezzare. Ecco, vediamo le facce contenti di chi si avvicina, è la prima volta che saliva a cavallo. Ecco, infatti vorrei ricordare, come dicevamo prima, che non è solo per i bravi, certo, per esatto quelli capaci, per quelli esperti, no. Assolutamente no. Ma anche i principianti, dopo veramente pochissimo, possono partire nelle prime passeggiate, quelle un po' più brevi, certo, ovviamente, perché bisogna abituare anche il anche corpo, fisico. Ma già in queste passeggiate brevi, più corte, che possono essere di mezz'ora, di un'ora, è bellissimo. Tastare molto... con mano la propria destrezza con il destriero, infatti, gioco di parole. Anche se è la prima volta che arriva a cavallo, noi riusciamo a metterli in sella, in sicurezza, importantissimo questo, e fargli conoscere l'animale e poi tutta la natura che ci circonda. Abbiamo sentito dire gente che abita vicino, qualche chilometro, ma io in questo parco non ci sono mai stato. Non è che non ci sei mai stato, magari da piccolo con la scuola, come mai detto, è che adesso hai potuto vedere e apprezzare e riapprezzare, certo, vedere
la cosa bella che è vicino a casa tua e farla divulgare. Da noi viene gente da tutto il mondo. Ecco, ma se qualcuno avesse il suo cavallo di proprietà e volesse aggregarsi? Può venire anche col suo cavallo. Noi abbiamo degli eventi che facciamo spalmati durante l'anno. Abbiamo la cavalcata storica, che è la cavalcata delle Amazzoni, dove il primo anno, 7 anni fa, eravamo solo in 7. L'anno scorso eravamo 198 cavalieri, compreso gli accompagnatori, quindi è stata una grandissima festa dove abbiamo onorato la donna in tutte le sue parti, l'animale e poi la compagnia. Perché ricordiamoci sempre che se noi diamo ai nostri ragazzi, alle nuove leve, questi valori, questi ragazzi cresceranno bene, perché apprezzano quello che gli sta intorno e cercare di conservarlo. Se nessuno glielo dice, lo legge solo sui libri, non farà mai parte del suo. È vero, in un mondo dove la natura è messa all'ultimo piano, è molto a rischio, come stai dicendo tu, le nuove generazioni non hanno un minimo di senso civico, perché vivono proprio in questo mondo astratto. In realtà noi facciamo parte della natura, però veramente non ce ne rendiamo conto. Siamo, come posso dire, straniati, no, da quella che è la natura, sì. Non la viviamo più, non l'apprezziamo più, non la rispettiamo più. Ci tengo a dire questa cosa qui anche ai telespettatori, di sensibilizzarli un po' in questo. Ecco, noi facciamo parte della natura, ma siamo gli unici abitanti di questo pianeta che cerchiamo di affossarla, questa natura. Siamo arrivati quasi a un punto di non ritorno. Noi vediamo, nostro malgrado, specialmente quando andiamo a visitare i castelli, città storiche, sul pavimento, a volte ci fanno storia a noi perché il cavallo l'ha fatta sulla strada. Però quello che fa il cavallo è biodegradabile al 100%. Questo ci tengo a sottolinearlo. Quando invece un fumatore abituato a finire la sigaretta e buttarla per terra, ci vogliono centinaia d'anni prima che quel mozzicone si dissolva. Fatto stesso, noi vietiamo ai nostri di fumare anche fuori, perché il mozzicone può essere ingerito da un cane, e come sappiamo noi veterinari costano, e poi l'inquinamento che produce, cosa gli costa prendere e mettere in una bustina, che adesso vendono anche, e portarsele a casa e smaltirle correttamente. Noi vediamo questi bellissimi selciati deturpati da migliaia e migliaia di mozziconi. Plastica. E la gente non se ne accorge. Rifiuti di ogni tipo. Nelle piazze, vai nei castelli, tipo appunto Vigoleno, pieni. Castello Arquato, dove ci sono questi raduni di macchine antiche, motori che fanno rumore, perdono olio, tutto. Perdono olio, benzina. Quello è bene. Quando vai invece in piazza con i cavalli, ha fatto un attimo i suoi bisogni, cosa sia mai? Che tengo a dire, noi abbiamo una squadra che passa a pulire immediatamente. Tra l'altro, dico anche questo, eravamo appunto al castello di Castello Arquato, una signora classica che tutte le volte che passiamo di lì, il cavallo l'ha fatta, e io in quel momento stavo andando a pulire, perché noi siamo d'accordo sempre con le autorità, non è che prendiamo il cavallo e andiamo, attenzione, questo lo voglio dire anche a altri colleghi e altre persone che hanno il cavallo. Quando si va in casa di altri bisogna chiedere permesso e lasciare come si è trovato, perché poi per colpa di qualcuno si va di mezzo tutti. Noi quando organizziamo questi eventi ci mettiamo in contatto con le autorità, gli uffici tecnici, i comuni, dove chiediamo quello che possiamo, non so, la chiusura di una strada piuttosto che un'altra. Se c'è qualche altro evento lo spostiamo, è quello di tenere pulito. È capitato che questa signora, mentre mi gridava dietro, vicino a un vigile, ha preso la sigaretta e l'ha buttata per terra, e io mi sono voltato e ho detto al vigile: 100 euro di sanzione, perché chi butta le cicche per terra 100 euro. Ma no, lei gliela fa adesso, il nostro cavallo ha sporcato o pulito, lei o tira su immediatamente il mozzicone o 100 euro di ammenda, e in qualità di cittadino posso sanzionarla io. 5 minuti di silenzio, non l'ha voluta tirare su perché davanti al suo negozio era pieno, 100 euro d'ammenda. Io gli avrei fatto 1000, perché è stata disonesta, non con se stessa e con noi, con tutti, perché 100 persone così, guarda quanto inquinamento producono.
dato che siamo quasi in conclusione del nostro tempo, lanciamo un messaggio agli istruttori che seguono i ragazzini, che spesso sono i primi a spingerli sicuramente verso lo sport, a migliorarsi, anche a migliorare, questo, sì. Però il cavallo quando finisce, come posso dire, la categoria a cui fa parte, il ragazzino deve superare, no, questa categoria. E deve cambiare cavallo. O magari il cavallo si fa male o il cavallo inizia a invecchiare, vengono proprio abbandonati, dimenticati. Esatto. Se non addirittura i ragazzini che in un momento di particolare entusiasmo decidono di farsi acquistare un cavallo, di prendere un cavallo e poi passa il tempo, se ne stufano e, ecco, e viene dimenticato in scuderia, dire, in box, perché vi sono capitati dei casi di questo tipo di cavalli recuperati. Vorrei dirlo a caratteri cubitali, ai ragazzi e agli istruttori, cercate di inculcargli sì la competizione, ma anche il rispetto dell'animale, perché il cavallo va in gara, ma quanto va in gara deve essere anche lasciato libero. Spiegare ai ragazzi che non è un mezzo meccanico, che cambi la testata, cambi la candela e riparte. No, il cavallo va riequilibrato, il cavallo ha bisogno del ragazzo che lo cavalca, come il ragazzo che cavalca ha bisogno del cavallo. Un equilibrio, non spingiamoli troppo. Il cavallo non va bene più per quella categoria? Benissimo, lo segui ancora perché è stato il cavallo a portarti a quei livelli. Non dimentichiamocelo in un box, perché il cavallo non ha rubato e non ha ammazzato nessuno, non deve stare in galera. Questa è una cosa primaria che molti non la vogliono vedere, lo sanno, ma non la vogliono vedere. È un animale, un essere vivente, non e è un E poi non mezzo. Spingiamo troppo gare. Le gare. No, sì. No, assolutamente no. Il piacere di avere un'anima, perché il cavallo ha un cervello e un'anima. Il cavallo vi riconosce e ve lo diciamo noi che ci viviamo 24 ore su 24. La cosa più bella noi la mattina è fare colazione con tutti gli animali che ci guardano. E ci chiamano. E ci chiamano. Sentono. Mi è capitato tante volte di sentire, però il cane ti riconosce. Guardate che anche i cavalli è la stessa cosa, se non anche di più. Quindi diciamolo, non maltrattiamo, perché ma io gli do da mangiare, lo accudisco. No, tu lo stai maltrattando. Cerchiamo di dire a questi ragazzi che si affacciano allo sport, che è nobilissimo, perché anche noi abbiamo fatto sport fino a qualche anno fa, però non abbiamo mai abbandonato i nostri animali, ci hanno sempre seguito fino all'ultimo giorno. Francesca, io volevo farti i complimenti per questi cuccioli che sono assolutamente a loro agio nonostante siano alle primissime uscite. Questo mi fa un po' pensare, perché solitamente quando abbiamo in studio allevatori, no, che selezionano una razza, io cerco sempre ovviamente di invitare chi lo fa davvero per passione, non soltanto per un discorso economico che deve essere proprio messo all'ultimo posto, anche perché chi seleziona per passione solitamente di soldi ne deve aggiungere con il lavoro principale che fa. Quanto è importante quindi, quando decidiamo di acquistare un cane, a fare attenzione all'allevamento, a quello che è la selezione, a quello che è la cura dei cani? Ma in primis informarsi, che un allevamento sia un allevamento ENCI, anche se al giorno d'oggi non è il 100% della garanzia. A vedere come vivono i cani. Io, vabbè, i miei vivono in casa, quindi quando la gente mi chiama, mi dice voglio vedere l'allevamento, venga, le offro un caffè, perché alla fine entra in salone. Cioè io ho un allevamento un po' strano, se vogliamo, sono tutti cani da compagnia, come se fossero tutti il mio cane, e vivono insieme. Ho un locale nursery, è molto importante chiedere come è cresciuto il cucciolo, cioè vedere il carattere dei genitori. Ad esempio loro partono con la musica classica quando nascono, io ho una radiolina che metto lì con delle canzoni, poi partono dal rock, cioè loro ascoltano molto la musica anche che piace a me, no? Quindi loro crescono molto col rock, però poi ho anche ho ancora dei CD, anche se mi dovrei adeguare alle chiavette, ad altre tecnologie non sono, con i rumori della strada, il rumore del pullman, il rumore dell'auto, del clacson. All'inizio non lo facevo, è tutta esperienza, no? Si impara, quindi è vero che quando escono la prima volta e passa un'auto, suona il clacson, passa l'ambulanza, si girano, ma non è un rumore nuovo,
è una visione nuova, perché il rumore loro l'hanno già ascoltato e stanno associando il suono anche alla vita esterna quando poi usciranno di casa. Oltre che la pavimentazione normale, facciamo esercizi per il camminare sulle griglie, per il mettere i piedini magari non solo sulla piastrella, così imparano a non avere paura nella vita più cittadina, no? Per chi vive in centro città, per chi vive in campagna la vita per un cane è più semplice, ci sono più aree verdi, possibilità di sgambettare, correre libero e felice. In città ci sono le aree cani e grazie al cielo che ci sono, anche se tutti si lamentano, ma è un obiettivo che è stato raggiunto in varie città ed è una cosa positiva. E quindi questo è un fattore molto importante, verificare che i genitori abbiano test genetici. Ogni razza ha dei test genetici per le patologie principali, non tutte perché per tutto non si può fare, però diciamo per le principali malattie genetiche ci sono dei test. Ad esempio loro viene prelevato il DNA tramite un esame del sangue, viene inviato negli Stati Uniti per alcune malattie legate agli occhi, piuttosto che altre malattie come la tubercolosi canina di cui lo schnauzer è soggetto. È rarissimo, però è giusto che i genitori siano testati e proprio vedere anche come soggetti adulti abbiano una vita certo. normale, perché magari se sono cani semplicemente che hanno visto solo l'allevamento, anche l'imprinting che la mamma cane trasmette ai cuccioli è differente. C'è una mamma che va in città, una mamma che viene con me a fare la spesa, ovviamente non nel periodo che ha i cuccioli, no? Ma nella sua vita normale, trasmetterà altra positività verso l'essere umano, verso gli altri cani. È molto importante, non sono banalità. E non ascoltare solo parole, ma proprio osservare, magari guardare il sito, ma andare a vedere, perché ormai... Due parole sì. sul pedigree. Non mi stufo mai di ritornare su questo aspetto, sì. perché... di cani nei canili ce ne sono tantissimi e io non penso che questi cani nei canili siano di proprietà o comunque fatti nascere da allevatori consapevoli, perché un allevatore consapevole sa sempre vita, morte, miracoli del suo cucciolo da quando nasce al momento della morte. Un allevatore serio e consapevole proprio segue la famiglia in ogni momento della vita del cane e rimane sempre in contatto. Questo non per essere invadente, ma perché proprio ci tiene. L'importanza del pedigree. Il pedigree è, come posso dire, un documento necessario e obbligatorio che deve avere il cucciolo nel momento in cui viene ceduto, venduto alla famiglia. Un documento che non deve essere preso per io farò i cuccioli oppure non lo voglio perché non mi interessa che il mio cane abbia il pedigree. Il pedigree ci deve essere sempre e comunque, non fatevi, come posso dire, prendere in giro, perché a volte si parla di centinaia di euro di differenza, quando il pedigree, Francesca, ricordiamolo, costa veramente pochissimo all'allevatore, ma un allevatore che è serio e consapevole ne è ben felice di consegnare il suo cucciolo con un pedigree. Certo, il pedigree è il certificato genealogico, quindi sul pedigree avremo il nome del cane col suo microchip, il suo codice eroi, i genitori, nonni, bisnonni, trisnonni, c'è tutta Uno la genealogia. Non me ne frega di sapere il nonno, il bisnonno, no, eccetera. Ma è una questione della salute, nel senso che tutti i genitori, nonni e bisnonni sono probabilmente cani testati, se un allevatore serio, ed è una garanzia sulla salute del cane, su una ricerca. Gli accoppiamenti non vengono fatti a caso, vengono appunto studiati i pedigree per gli accoppiamenti. L'emissione da parte dell'ente di un pedigree, diciamo 50 euro a cucciolo, diciamo 50 euro, ma probabilmente anche meno, dipende dal numero di cuccioli per cucciolata. E quando un allevatore dice costa 1000 senza pedigree, 1500 col pedigree, è una menzogna, perché quando la cucciolata nasce, qualsiasi allevatore ha 25 giorni di tempo dalla nascita per presentare il modello A, che è un modello ufficiale dell'ENCI, dove si dichiarano i genitori, i codici dei genitori, quanti cuccioli sono nati tra maschi e femmine, eventuali cuccioli morti, perché può succedere. Una volta inserito il microchip, che deve avvenire intorno ai 60 giorni, si può richiedere il modello B. Il modello B è proprio poi l'emissione del certificato genealogico e quindi del pedigree per ogni soggetto nato. È qualcosa di importante, fondamentale. E poi ricordiamo che la legge italiana vieta la vendita dei cani senza pedigree, anche se simili di razza, anche se simili, è un reato per chi vende e per chi acquista, perché ormai l'informazione c'è. Non è... È assurdo, io a volte mi capitava in negozio una signora che avevano comprato dei cani per 1200 euro senza pedigree. Ovviamente il cane crescendo non rappresentava le caratteristiche di quella razza,
Solitamente hanno anche dei problemi di salute. È stato acquistato un cane, ad esempio, che aveva un solo dito posteriore, un simil maltese. Non gliel'hanno neanche detto, perché può succedere, come succede negli esseri umani, possono nascere degli animali con dei problemi, ma va detto. E mi è capitato di tutto, mi è capitato che un signore avesse comprato, arrivato, mi ha detto ho comprato uno spitz, un volpino, peccato che poi era un simil colli, quindi è stato un volpino alto 50 centimetri e i signori avevano preso un cane da poter tenere in casa. Il certificato genealogico, detto pedigree, è qualcosa di fondamentale per sapere che è veramente quel cucciolo di quella razza, che i genitori hanno tutti gli esami genetici, i nonni, e c'è una ricerca di un certo tipo. Il valore del cane non è il pedigree in sé, non è il pezzo di carta, ma sono tutte le ricerche che facciamo noi allevatori, corsi di genetica, capire come abbinare i cani sotto determinate caratteristiche, anche in base, adesso sarà importante non solo il deposito del DNA per l'ENCI, ma dall'anno prossimo sarà obbligatoria proprio tutta la descrizione del DNA, il profilo del DNA verrà depositato. Questo sarà molto molto importante anche per le ricerche. Esiste anche un DNA degli esami per quello che riguarda il colore. Se i cani sono, per dire, albini o bianchi, quando mi chiedono lo schnauzer bianco, albino, no. Se io faccio il test del colore, loro sono bianchi, infatti hanno il tartufino nero, i polpastrelli neri neri, non sono albini. Sono ben pigmentati. Sono ben pigmentati. Poi è chiaro che da parte di un allevatore c'è questa ricerca per aumentare la pigmentazione, aumentare determinate caratteristiche, far diventare lo schnauzer nano bianco sempre più simile ai suoi, diciamo, predecessori, gli schnauzer degli altri colori. Ricordiamo che l'originale è il medio pepe sale, da lì poi sono nati tutti. Quindi sicuramente il bianco è quello più indietro, se vogliamo, anche se negli ultimi 5 anni tra tutti gli allevatori che ci sono in Italia e in Europa sono stati fatti dei passi da giganti, veramente uno studio importante. Io ho anche uno dei miei cani che vive in Perù, è stato acquistato da un allevatore peruviano che in realtà lui è veterinario e ne ha diversi e mi ha scritto: io ho un cane col tartufo così nero, le unghie nere, non l'ho mai avuto. Cioè lui è stato proprio contento di quello che io gli ho portato geneticamente per il suo allevamento. Siamo molto amici adesso. Bene. È fondamentale. Complimenti. Allora, siamo al termine della puntata. Io ci tengo tantissimo a ringraziare i miei ospiti. Ricordo qui con me in studio Francesca Larghi, dell'allevamento Francesca's White King, che ha portato in studio gli Schnauzer nani bianchi e ovviamente ci ha raccontato della sua bellissima esperienza doppia al Cammino di Santiago de Compostela. Insieme a noi Cinzia Bornaghi e il marito Gianni Romanazzi, vicepresidente e presidente del Circolo Ippico Parco dello Stirone, questa bellissima realtà ai piedi di Salso Maggiore all'interno di questa riserva naturale che è il Parco dello Stirone. Ovviamente il messaggio di oggi che abbiamo lanciato insieme è sì quello di rispettare gli animali, perché assolutamente siamo qua per cercare di sensibilizzare tutti ad amare queste creature, che siano di razza, non di razza, che siano gatti, che siano cani, che siano cavalli, insomma tutti gli animali meritano il nostro rispetto. E ovviamente quello che abbiamo cercato di sottolineare oggi è il rispetto per la natura, perché davvero non c'è bisogno di andare dall'altra parte del mondo per vedere dei paesaggi mozzafiato, una natura che va assolutamente rispettata, e questo deve partire da tutti noi, ma dalle nuove generazioni. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e noi ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci.